Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli amici sportivi di Matera e dintorni. Siamo con Cristiano Grappasonni in questa nostra quinta puntata di A Bordo Campo, del nostro approfondimento settimanale, insomma, con i personaggi dello sport che hanno fatto la storia dello sport materano. Cristiano Grappasonni, cestista, siamo in questo caso nella casa del basket materano, adesso è la casa della Virtus Matera, lo è stato per tanti anni dell'Olimpia Matera, Olimpia Matera dove Cristiano è approdato nell'estate 2009, se non vado. 2008-2009. 2008-2009. Sì. Buonasera a tutti innanzitutto. E per 5 stagioni ha vestito la casacca da giocatore dell'Olimpia Matera. Partiamo proprio da lì. Cosa ti ha portato in quegli anni a Matera e come hai vissuto quegli anni dove si è sfiorato anche, insomma, una finale playoff persa, una finale di Coppa Italia, purtroppo è sfuggito insomma il sogno dei grandi tifosi cestisti materani. Sì, innanzitutto mi ha portato, diciamo, un rapporto di amicizia che era quello con Francesco Longobardi, che sono venuto anche, diciamo, grazie a lui. Sono approdato nella città di Sassi, venivo dalla stagione da Montecatini e, come hai detto tu, correva l'anno 2008-2009, insomma è passato qualche anno, ormai sono diventato materano d'adozione, passatemi questo termine, 15 certo. anni che sono qui, quindi felice e contento di essere diventato un cittadino materano. E per quanto riguarda lo sport, come hai detto tu, io sono arrivato che avevo circa 36 anni, ecco, se non ricordo, quindi, diciamo, ero a un livello già... Ero grande, insomma, quindi sono venuto qui a un'età, insomma, abbastanza grande. E ho disputato, fortunatamente sono riuscito a giocare fino ai 40-41 anni, quindi, diciamo, la mia carriera è stata, diciamo, abbastanza lunga da questo punto di vista, quindi ho avuto la fortuna di poter giocare fino a quell'età. Devo dire, stagioni bellissime, ci siamo tolti grandi soddisfazioni, abbiamo sfiorato, come hai detto tu, una promozione contro una corazzata che all'epoca era Torino, perdemmo la finale contro di loro di fronte a un palazzetto di gremito di più di 2000 persone, quindi sono Parlano stati di 3000 addirittura. Beh, 3000 sono tante, è chiaro che io dico più di 2000, ma è chiaro che la gente era in piedi, diciamo, non c'era nessun posto seduto sugli spalti, quindi sicuramente 2500 persone ci saranno state, è chiaro. Parliamo di 3.000, ma insomma parliamo di cifre importanti a prescindere dal numero preciso. Quindi niente, abbiamo sfiorato questa famosa promozione, come ti ripeto, ci siamo tolti delle soddisfazioni con coach Ponticello e Benedetto Dopo, quindi sono state stagioni esaltanti che hanno lasciato tanto perché giocare poi di fronte a un pubblico, ad una piazza così importante che ama la pallacanestro è sempre, sempre molto eccitante, è sempre molto divertente. Poi sei rimasto qui a Matera, quindi l'esperienza, oltre che sportiva, anche di vita, ti ha portato a rimanere nella città di Sassi. Tu che vieni da una grossa città, da Roma, cresciuto a Roma, in una grossa città, come ti sei ambientato anche a livello con la città, insomma, a livello allora, sociale? Allora, guarda, io sì, nativo di Roma, anche se il mio paese d'origine è un paesino che è a 40-45 km da Roma, quindi un paesino piccolino, ma mi sono adeguato perché mi ha portato lo sport ad adeguarmi, quindi aver girato l'Italia un po' in largo e in lungo, città bene o male più o meno la stessa grandezza, qualcuna di più, qualcuna di meno rispetto a Matera, quindi ormai, diciamo, ero vaccinato da questo punto di vista, sono abituato anche per quello che è stato il mio lavoro e quello che è stato lo sport ad adeguarmi ad ogni situazione. Poi viverla qui a Matera, che è una città incantata, una città unica al mondo, insomma, è stato ancora più facile. Ho trovato le persone giuste sicuramente per potermi adattare, per poter star bene. Ho comprato casa qui, quindi le mie figlie parlano materano, quindi, diciamo, ormai abbiamo tutti gli ingredienti per dire che mi sono integrato assolutamente nella città. E ho avuto la fortuna, il piacere grande, grazie anche a Michele Vizziello, questo voglio sottolinearlo, e all'epoca al presidente Pasquale Lo Russo, che mi hanno voluto a fine carriera che mi fermassi qui a Matera nella veste di dirigente, quindi ho intrapreso la mia così carriera la mia seconda carriera, sì, esattamente, quindi ho iniziato facendo il team manager, poi ho potuto fare il direttore sportivo, il direttore generale, insomma, quindi alla fine
Abbiamo fatto quello che è nelle corde di poter fare, insomma, un dirigente a 360 gradi. E, insomma, ripeto, anche da quel punto di vista ci siamo tolte delle soddisfazioni, mi sono tolto delle soddisfazioni grazie alle squadre che abbiamo costruito insieme agli allenatori e siamo divertiti anche da questo punto di vista. E continuerai a farlo, insomma. E continuo la strada, adesso ho la fortuna di collaborare con la Virtus Matera, quindi diciamo che è la società nascente di Matera, quindi lo stanno dimostrando i fatti da 2 anni a questa parte, che abbiamo riportato grande entusiasmo al pubblico. Domenica scorsa anche lì, numeri alla mano, c'erano 2.300 persone, insomma 2.200-2.300, quindi i numeri sono importanti e sono tanti. La squadra è costruita per un progetto importante per poter provare a vincere il campionato, dobbiamo cercare di riuscirci a tutti i costi, quindi progetto ambizioso che continua questo percorso. Ma veniamo a te, hai detto sei nato in un paesino alle porte di Roma, invece la tua carriera cestistica come è iniziata? Tu sei alto 2,04 m, giusto? 2,03 m, alla grande, più o meno stiamo lì, giusto? Sì, era sì, quello il tuo ruolo, sì, alla grande. Sì, sì. Come è iniziato la tua passione per il basket? Veniva da una famiglia, quindi avevi... No, assolutamente no. Io ho iniziato, diciamo, a giocare tardi a pallacanestro, perché ho iniziato all'età di 15 anni, quindi io prima giocavo a calcio, quindi ero un calciatore, come credo la stragrande maggioranza di tutti i maschietti. Poi vista l'altezza e visto i mezzi fisici che avevo, ma per caso mio padre e mia madre mi portarono a Rieti, che paese, diciamo, la città più vicina, tra l'altro stessa distanza, equidistante dal mio paesino, dove c'era una società di Serie B. Mi hanno detto: perché non inizi a provare a giocare a pallacanestro? Io devo dire, con molta difficoltà, il primo anno non è che mi piacesse più di tanto, diciamo, però non dico che ci sono andato molto volentieri, però ho visto che qualche mezzo, diciamo, ti ripeto, atletico c'era, qualche mezzo fisico c'era. All'altezza ero all'epoca 1,95 m, 1,96 m, insomma 14-15 anni, quindi ero alto probabilmente per giocare a calcio. Però non facevi il portiere, no? Sì, no, giocavo, diciamo, difensore libero, quindi avevo un ruolo diciamo diverso, però è chiaro che tutto accadde nello specifico perché io mi feci male ad una gamba, nel senso che durante una partita ho avuto un infortunio e ho avuto la frattura della tibia. Lì i genitori, pensando che il calcio fosse uno sport pericoloso, perché non proviamo a cambiare, e da lì ho provato, ripeto, questa nuova esperienza che piano piano, gradualmente, vedevo che dava i suoi frutti. Quindi mese dopo mese, insomma, anche con qualche forzatura, sono continuato ad andare ad allenarmi, viaggiavo, facevo il pendolare inizialmente, perché ancora andavo a scuola, quindi mio padre mi accompagnava sistematicamente 3-4 volte a settimana dal mio paese fino a Rieti, che sono circa 45 km, e da lì mi è iniziato a piacere, ripeto, qualche frutto lo stava dando anche il nuovo sport, e da lì poi ho intrapreso e quindi la carriera. Poi proprio a Rieti è iniziata la tua carriera anche, sì, a livello professionistico. Sì, no? Assolutamente. Lì poi hai iniziato a Rieti, dalla Serie B, sì, qualche anno di Serie B, un anno o due di, se non ricordo bene, di B d'eccellenza, che all'epoca è, insomma, la famosa B1. E poi all'età di 22 anni, quindi diciamo abbastanza grandicello anche da questo punto di vista, il primo anno di Serie A a Trapani, quindi diciamo ho esordito nelle categorie superiori a un'età, insomma, abbastanza matura, anche se non grandissimo, non giovanissimo, però a 22 anni, sì. È uno sport che rispetto agli altri fa maturare dopo, cioè vediamo molti sport in cui a 15, 16, 17 anni si parla già di talenti, già... parlo del calcio, ma anche in altri sport, dove si pensa siano già pronti i ragazzi a quell'età per giocare a livelli alti, a livelli professionistici. Il basket in questo si differenzia un po', cioè c'è una maturazione un po' successiva. Ma onestamente non ho termini, diciamo, di paragone. È chiaro che quello che dici tu, questa è un po' la teoria, però io credo molto alla questione più pratica. Ci sono persone che maturano in tempi più brevi e persone che hanno, diciamo, tempi maggiori per poter esprimere poi il loro valore. Quindi a prescindere dallo sport, io credo che sia anche soggettiva la questione. Ti posso
invece fare l'esempio è probabilmente un lungo, quindi parlo di gente grande rispetto ad un piccolo, quindi ti parlo di esterni o lunghi, sicuramente i tempi di maturazione di un cestista di ruolo lungo, quindi nello specifico come me, come un ala pivot o un pivot, probabilmente maturano, ci vuole più tempo rispetto, diciamo, ad un esterno. Ecco, forse questa è così, per esperienza, quello che ho potuto notare anche, diciamo, su me stesso. Quindi l'unica differenza che trovo probabilmente è questa, però se uno il talento ce l'ha è chiaro che si esprime, si vede sin da subito, altrimenti credo poi non si riesce a fare poi il famoso salto di qualità. Di lì poi tanti anni, tra A2, una promozione in A1 con la Viola Reggio Calabria, se non vado errato, sì. Un anno di A1, sì, con Reggio Calabria, tanti anni, tante belle piazze, sono andato a leggere Ferrara, Scafati, Reggio Calabria stessa, Messina, Cavo d'Orlando, insomma, hai girato. Avellino, Sassari, Montecatini, continuo io, sì, diciamo qualche piazza l'ho girata, Ferrara. Tutte piazze importanti, tutte piazze dove il basket tutt'oggi, pensiamo a Sassari, a Scafati, sono grandi piazze. Sì. Ognuna di loro ti ha lasciato ovviamente qualcosa, sia a livello tuo personale, emotivo, sia a livello professionale, sportivo. Assolutamente sì, per ogni piazza ho un bellissimo ricordo, ecco, è stata la mia vita che ho fatto per 25 anni, quindi non posso che ricordare ogni stagione che si è differenziata dall'altra, ma anche nei momenti di difficoltà, anche durante gli infortuni, durante i momenti di stop, anche di 3-4 mesi, insomma, quando le cose non andavano bene, purtroppo l'infortunio fa parte dello sport e succede, ho sempre dei bellissimi ricordi per le squadre, per i compagni di squadra, per le città, per i tifosi, per le società che ho avuto il piacere di giocare, quindi ho un bellissimo ricordo di tutti e onestamente non so dirti se ho preferito una rispetto ad un'altra. L'unica cosa che ho avuto sempre il piacere di poter, diciamo, la fortuna di poter scegliere di giocare in posti, diciamo, tra virgolette, dove ci fosse il mare. Ecco, questa era un po' la mia cosa che andavo alla ricerca, diciamo. Cercavi sempre la località, diciamo, marina. Esatto. Quindi tranne Matera e Montecatini forse. Esatto, e Ferrara e poche altre. Devo dire che avevo la facoltà e la fortuna di poter scegliere, quindi diciamo ho preferito, mi ricordo a volte invece che andare a giocare, faccio un esempio a Biella, l'anno decisi di andare a Sassari, ecco, perché c'era il mare, quindi avevo questa voglia, la questo clausola desiderio. No, non c'era la clausola nella testa che avevo mia personale di poter andare se era possibile in un posto di mare, quindi io sono stato sempre un giocatore tra virgolette considerato del sud, ma perché era una mia scelta rimanere al sud, sai, il clima, ti ripeto, il mare per me erano fondamentali nella scelta. C'è però in tutte queste esperienze, in tutte queste piazze, c'è un ricordo, il tuo ricordo più bello da giocatore vissuto con la squadra? Sì, allora, i momenti più belli sono gli anni delle promozioni che ho fatto, come hai ricordato tu, il primo anno di Reggio Calabria, promossi dalla 2 alla 1, un anno molto bello anche a Scafati, anche lì dalla promozione dalla 2 alla 1, la vittoria della Coppa Italia anche a Scafati, questi sono sempre ricordi molto, molto belli. E l'ultima promozione poi anche con Cavo d'Orlando, quindi vittoria del campionato della 2 e vittoria della Coppa Italia sempre di A2, quindi forse questi sono i momenti più belli, diciamo, che ho potuto ricordare, perché dal punto di vista cestistico è quello che uno, diciamo, ha un obiettivo, che è quello di provare a vincere il campionato, quindi quando raggiungi il massimo è chiaro che la soddisfazione è massima altrettanto. C'è invece un rimpianto di Cristiano Grappasoni a livello di carriera, magari non aver continuato a giocare in A1? Ma sì, probabilmente qualche cosina in più, probabilmente la 1 potevo, diciamo, assaporarla in maniera diversa. È chiaro che io sono capitato anche in degli anni, ricordo insomma il 1972 che è la mia data, dove c'erano tantissimi giocatori, voglio ricordare qualche nome, Frosini, Fucca, non so se tutti li conoscono, però erano gli anni d'oro, 70, 71, 72, dove c'era veramente tanta gente
e quindi il livello era tanto, la concorrenza era molta, quindi probabilmente sì, quello diciamo, se possiamo piccolo chiamarlo rimpianto, piccolo rimpianto, sì, però devo dire che poi giocando, facendo anche delle scelte, giocare anche in A2 anziché in A1 dove diciamo probabilmente i minutaggi o le soddisfazioni erano migliori, perché io volevo anche giocare dove in A1 probabilmente il minutaggio poteva essere inferiore per tanti motivi, ho fatto, ripeto, anche da quel punto di vista delle scelte che poi alla fine, ripeto, mi hanno portato anche a vincere dei campionati e quindi la soddisfazione è stata anche quella. Hai giocato con tanti giocatori, tanti compagni di squadra, ovviamente già all'epoca c'erano anche gli americani che uscivano dai college e non trovavano spazio in NBA, eccetera, tanti stranieri. Sono andato a guardare il roster della Reggio Calabria, hai giocato con un certo Ginobili. Tale mano Ginobili, sì. Ti chiedo, è stato lui il tuo compagno di squadra più forte con cui hai giocato? Sì, penso proprio di sì, assolutamente. Sono stati due stagioni bellissime, ho avuto il piacere di conoscere, oltre che un grandissimo giocatore, quello che si è poi dimostrato nel corso degli anni, non solo in Italia, vincendo in Italia, in Europa e anche al di là dell'oceano, quindi sicuramente il giocatore più forte con il quale ho giocato, sì, assolutamente sì. Posso fare un altro nome, Terrell McIntyre, che anche lui è stato un signor giocatore, ho avuto il piacere di giocarci 2 anni a Ferrara, ma probabilmente Manuel Ginobili è stato indiscusso il giocatore più forte con il quale ho giocato. Parliamo oltre, diciamo, oltre il parquet, oltre il campo invece, qual era la vita di un cestista oltre l'allenamento? Sono sempre stato curioso perché calciatori, sai, sono inavvicinabili, soprattutto a un certo livello, non possono andare in giro. Com'è la vita invece di un cestista? Noi vediamo ovviamente in città, a Matera abbiamo sempre visto, diciamo, tutti i giocatori condurre una vita normale. Sì. Ma è quello, è realmente così per un cestista? Ma guarda, è una vita, io la chiamo normale perché siamo persone come tutti quanti, quindi uomini comuni. La cosa più bella che si instaura quando si gioca in una squadra è il rapporto d'amicizia che si crea con i propri compagni di squadra. Quindi ricordo queste serate infinite a mangiare fuori la sera, perché spesso e volentieri si stava fuori la sera a mangiare, ci si riuniva in casa a fare le cene con le proprie compagne, fidanzate, mogli, quello che era il periodo. Quindi si faceva squadra sia dentro che fuori dal campo, forse era quella la cosa più bella. È chiaro, una vita che rifarei, perché è una vita divertente, una vita che non tutti hanno il piacere di poter fare, perché alla fine è un lavoro, ma rimane sempre, pur sempre, un divertimento, pur sempre un gioco. Quindi poi all'epoca posso dire anche questa cosa, che non so se tutti diciamo sono d'accordo, ma non esistevano ancora gli smartphone e i telefoni, quindi c'era per forza. Stavo chiedendo quello, ho detto meno PlayStation, Esatto, meno più vita PlayStation, meno sociale, telefonini, e c'era insomma, no? molta più vita sociale rispetto ad Quindi adesso, quindi anche quello i sicuramente ritiri, no? Quando sì. si andava in ritiro, Il si ritiro andava solo a dormire in camera. dormiva e si giocava a carte, diciamo, ecco, era quello il bello del ritiro. Adesso invece ti rinchiudi, diciamo, purtroppo nelle proprie stanze, ognuno nel proprio telefonino, ognuno con le proprie cuffie, e entri nel tuo mondo strettamente personale. Quindi era più facile prima avere una vita, diciamo, conviviale, sociale da questo punto di vista, perché la tecnologia non era quella di adesso. E la tua vita sociale poi a Matera, come abbiamo detto, ti ha fatto mettere radici, hai 2 figlie. Sì. Ora ti chiedo, le tue figlie, nessuna delle 2 gioca a basket, per quale motivo? Ma Sappiamo che allora, giocano a volley, quindi a giocano a pallavolo. pallavolo, giocano entrambe a pallavolo. Allora, hanno iniziato giocando a pallacanestro, quindi diciamo la mia volontà, perché venivo da questo mondo, Condizionatamente, insomma, un hanno minimo di dovuto. condizione c'era, sì, diciamo, non diciamolo forte, ma era così. Quindi loro per 4-5 anni hanno fatto mini basket, hanno giocato a pallacanestro. Poi niente, il tempo, diciamo, ha poi manifestato che la volontà non era quella probabilmente di intraprendere questo tipo di sport. La mamma è un'ex giocatrice di pallavolo, quindi diciamo poi alla C'è fine sempre l'influenza. c'è qualche influenza da una parte o dall'altra, e quindi adesso sono diventate delle giocatrici di pallavolo. Io
ripeto, sono contento perché fanno sport, questa è la cosa principale. Inizialmente diciamo un po' mi ha bruciato questo fatto che non giocassero a basket, però poi ho capito che il problema non era assolutamente quello, ma l'importante era che facessero qualcosa che a loro veramente interessasse e che gli piacesse realmente. Quindi poi l'importante, ripeto, dalla mia cultura sportiva, l'importante è che facciano qualcosa a livello sportivo, cosa che fanno, è pur sempre uno sport di squadra, quindi sono contento che hanno scelto questo tipo di percorso. Sei un genitore tifoso, vai a vedere le partite? Sì, sono un genitore tifoso, quando posso, se non ho altri impegni che riguardano la pallacanestro, le seguo, anche non le posso seguire purtroppo sempre in trasferta perché purtroppo il fine settimana si accavallano le due situazioni, però quando posso le vado a vedere tutte le volte. Sì. Sei uno di quelli che si attacca alla retina, io uso questo termine perché è dal calcio, no? No, assolutamente, rimango composto nella mia postazione come sto qui adesso con te, quindi no, non sono. No, rimango abbastanza tranquillo e sereno, anche se poi dentro di me è chiaro ci sono delle emozioni, nascono fuori, però cerco di non mostrarle, no, assolutamente. E cerchi anche di correggere magari a posteriori a casa o quello. Diciamo quello la mamma che. Io posso, sì, è chiaro che la mamma farà il suo, io quello che posso tecnico. Dare, esatto, no, a livello tecnico non mi permetto di dare giudizi perché non è il mio campo, sto conoscendo adesso la pallavolo anch'io, ma tecnicamente sono un cestista, quindi diciamo l'unica cosa è riesco a dare consigli dal punto di vista dell'approccio, della mentalità, quelle sono cose che riesco a vedere, a dare, oppure avere qualche indicazione dal punto di vista fisico, se vedo qualche cosa che i miei occhi insomma ritengono opportuno dare qualche consiglio, quello lo faccio volentieri. Adesso sei un dirigente della Virtus Matera, in questo nuovo percorso con il presidente Papa Pietro, insomma state affrontando un campionato di Serie C unica che, come hai detto prima tu, vorreste vincere. Sì. Quali sono le ambizioni della società in primis, quindi della Virtus, e di Cristiano Grappasoni come dirigente? Ma le ambizioni. Dove ti vedi fra 5, 6, 7 anni? Allora, l'obiettivo, il progetto che ha la società è molto chiaro, quindi raggiungere la Serie B negli arco di 2-3 anni. È chiaro che non è un percorso facile perché il campionato, soprattutto quello di quest'anno della Serie C, è un campionato tosto, l'ha dimostrato le prime partite di campionato che abbiamo fatto. Però bisogna provarci e dobbiamo provarci a tutti i costi perché le esigenze di quello che sono state dettate fino adesso, da quello che è il riscontro anche a livello di pubblico, a livello di tutto il clima che si è creato intorno a questo progetto è tanto, quindi c'è voglia e volontà di riportare la pallacanestro ad un determinato livello perché Matera se lo merita e quindi bisogna, ripeto, non sarà facile quest'anno perché poi ci sarà una promozione sola, però dobbiamo, ripeto, provarci a tutti i costi perché è quello che merita la città e quello che merita la società. E tra, diciamo, qualcosa che vi dà una forza in più in queste settimane è un angelo che vi guarda da lassù, purtroppo poche settimane fa abbiamo perso tutti come comunità materana un grande atleta, un grande uomo, un grande ragazzo che è Mattia Stano. Sì. È un valore aggiunto questo, è un qualcosa che vi spingerà a dare qualcosa in più. È sì. Il settimo uomo, mi viene da dire, perché il sesto è il pubblico. Assolutamente, lui rimarrà il settimo e l'abbiamo qui con noi ogni giorno e lo rivediamo ogni allenamento ed ogni partita, quindi sicuramente deve spingere in più anche questa cosa, come hai detto giustamente tu, perché Mattia faceva parte del progetto Virtus. Purtroppo sappiamo tutti quello che è accaduto. Siamo tutti molto rammaricati e dispiaciuti, però dobbiamo farlo anche per lui, perché quello che stiamo facendo è anche il suo progetto, quindi dobbiamo portarlo a compimento e cercarlo di fare nel miglior modo possibile, nel più breve tempo possibile. Bene, ringraziamo Cristiano Grappasoni e ti auguriamo insieme alla Virtus di raggiungere ovviamente il massimo risultato possibile. Grazie a tutti voi, è stato un piacere, a presto.